No, che mi lecca la cosa, guarda, è tutta umida adesso. Hi there, how's it going? Welcome back into my channel, sono Mr. Nobody e questo video sarà un po' diverso da quelli a cui normalmente siete abituati. Infatti sarà un po' più statico, un po' più stabile rispetto alle cose un po' più itineranti che normalmente vedete sul mio canale. Infatti questo sarà un Q&A, un question and answer, che tradotto in italiano è un domande a cui io vado a rispondere. Infatti qualche giorno fa ho chiesto sulle mie Instagram stories, ciao Peter, di farmi un po' di domande a tema generale e me ne avete fatte tantissime. Anche tu mi hai fatto qualche domanda, Peter? No, lui non me ne ha fatte. Vieni. Oppa! In realtà tra tutte quelle domande ce ne sono tantissime legate al tema viaggi, al viaggiare, a risparmiare, quelle cose lì. E forse un 30% sono domande strettamente personali. Molto personali, tipo quante orecchie hai, che numero di scarpe porti, quanti cuori hai e queste cose qua. Non mi devi mangiare i piedi, che sennò mi fa male. Detto questo, non perdo altro tempo, comincio a rispondere con la prima domanda, che in realtà è in ordine cronologico, non è che c'è un ordine di importanza, eccetera. Cominciamo subito. Giallo Scorse mi chiede: qual è stata la capitale europea più bella che hai visitato? È un po' difficile rispondere a questa domanda, ma ti direi Berlino, perché è super giovane, ci sono un sacco di ragazzi e ragazze, e poi è piena di street art. Anche se in realtà mi piace un sacco anche Stoccolma, perché è un po' una Venezia del nord, però è un più una cosa da... ci vado con la ragazza e queste cose qui, insomma. Sì, insomma, Berlino ti risponderei. LDL98 mi chiede: dove deriva il saluto baci XXXX con i miei amici? È diventato un tormentone. In realtà non ho idea, io lo usavo normalmente nei messaggi e quelle cose lì, e poi ho cominciato a usarlo su Instagram e ho visto che funzionava e piaceva, quindi boh, continuo a usarlo. Però bella la cosa che lo usate anche voi. Bravi. I viaggi di Giada mi chiede: qual è il viaggio che sogni da sempre e che non hai ancora avuto occasione di fare? Dunque... le Filippine, andrei volentierissimo nelle Filippine perché così potrei fare un sacco di video dentro la giungla. O quell'ambiente lì, insomma. Sì, le Filippine. Ah, poi mi chiede ancora qualcosa. Ha mai avuto l'idea di girare video su YouTube in inglese per avere più visualizzazioni? In realtà non è proprio così, perché trovarsi il tuo spazio nel mondo delle persone che creano contenuti in inglese è molto più difficile che trovarti il tuo spazio in un mondo che crea contenuti in italiano. Quindi forse è più facile fare contenuti in italiano piuttosto che in lingua inglese. Non perché non lo sappia parlare, ma perché è più facile raggiungere nuovo pubblico. Sì. 3. Preferisci viaggiare da solo o in compagnia? Da solo mi trovo molto bene, anche se viaggiare in compagnia è sempre meglio. Però bisogna trovarsi un compagno o una compagna di viaggio che abbia le tue abitudini, insomma, che capisca che cosa devo fare, perché starmi dietro mentre faccio queste tipologie di video, eccetera, eccetera, non è una cosa facile. E quindi deve essere ben compatibile con me. Ah, e mi chiede ancora che caratteristiche deve avere. Deve alzarsi presto la mattina e deve avere voglia di fare. Così veramente figa. Esatto. Nel 2017 hai in programma dei viaggi importanti in altri continenti? Forse, nel senso che sono ancora cose in fase di pianificazione. E in più, magari se qualcuno vede questo video, magari ha un tour operator nelle Filippine o qualcosa, chiamatemi. Marco Arici mi chiedi: preferisci esperienze di viaggio come quelle delle Maldive o viaggi più esplorativi tipo Tenerife? Sono per un 70% molto pro a viaggi esplorativi tipo Tenerife, insomma, muovermi veloce, eccetera, eccetera, eccetera. Anche se ogni tanto, magari una volta all'anno, insomma, ci sta a fermarmi un attimo e spegnermi al sole. Tipo il viaggio che ho fatto alle Maldive. Quindi sì, 70% accelerare sempre e fare cose esplorative e un 30 o un 40% ogni tanto spegnermi. Ma ogni tanto. Matteo mi chiedi: 1. Ti pesa la distanza da casa? No, assolutamente no. Mi piace ogni tanto tornare, infatti in questo momento mi trovo ad Aosta, la mia città natale. Però no, non mi pesa la distanza da casa. 2. Qual è la tipologia di aereo che più ti piace? Esempio, l'A380? L'A380 è la mia risposta. 3. Qual è stato il viaggio più economico che hai fatto? Il viaggio più economico che ho fatto, se intendi aereo eccetera eccetera, è stato quello che ho fatto a gennaio, che c'è anche un video sul canale, quando sono stato a Varsavia in Polonia, perché ho speso una cosa come 20 euro ad andare e tornare con l'aereo, è una cosa irrisoria per l'appartamento. Ma trovate tutte le informazioni nel video che magari vi linko da qualche parte qua sopra. E naturalmente 4 minuti fa ho detto che sarebbe stato un video piuttosto sedentario, che non sarebbe stato itinerante eccetera eccetera. In realtà sto continuando questo Q&A a 1300 km di distanza dopo aver preso pullman, aerei eccetera. Continuiamo. Sì, comunque sono tornato in UK. Arianna sorride e mi chiede: spero non sia la mano. Non ti manca guidare mentre sei a Nottingham? Sì, molto. Però sarebbe un investimento proprio sbagliato comprarsi una macchina col volante a destra. Cioè sono tutti... No. In più le assicurazioni in Inghilterra costano troppo. Tia.Riva2002 mi chiede: posso ancora farti delle domande per il Q&A? Sì, puoi. Basta, non c'è domanda.
Che voglio con la K mi chiede, come ti immagini tra 2 anni? Da un'altra parte, non magari qui a Nottingham, in un altro stato, o in Italia, non lo so. Da qualche altra parte, insomma. Come progresso su YouTube, non lo so, con un po' più di subscriber, l'upgrade della strumentazione, con magari un qualcosa di nuovo, con un autofocus un po' più bello di questa qua, insomma. Sì, credo di sì. Comunque da un'altra parte. LongoBZ mi chiede, Q&A, farai mai qualche raduno qui in Italia? In realtà forse te lo sei perso, ma 2 giorni fa ci siamo incontrati con un po' di amici che seguono i miei video in Duomo a Milano. Eravamo un po' di gente, insomma, ho preso un caffè, ho fatto le chiacchiere, cose belle, insomma. Torno il 25 maggio a Milano, il 25, il 26 sono in giro per la città, insomma, becchiamoci. Devo poi cambiare location perché ho questo bisogno di entrare nei miei video. Faccio l'ultima domanda, poi trovo un'altra soluzione anche perché la luce sta finendo. Continuiamo. Claire con 3 E mi chiede, ciao mister, avrei un paio di domande per il tuo Q&A. Ok. C'è un viaggio che hai fatto e di cui ti sei pentito? In realtà non mi pento mai dei viaggi perché ci trovo sempre delle cose interessanti da raccontare. Sono comunque delle belle esperienze, anche se sono delle brutte esperienze, insomma, perché hai fatto qualcosa. Poi il più bruttino, insomma, ti potrei dire degli ultimi che ho fatto, Riga, perché mi aspettavo una cosa, in realtà ho trovato un'altra. Insomma, ero partito con un po' più di aspettative e ho trovato una cosa, poca roba, insomma. Però in realtà non mi pento mai dei viaggi che faccio, zero. Che consigli pratici ti senti di dare a chi vuole intraprendere un viaggio in solitario? Prendi e fallo, organizzati, pianifica tutto quanto e vivi l'avventura, nel senso che succede sempre qualcosa di positivo, incontri sempre gente giusta. Ah, poi ti ho già risposto in privato, sì, insomma. Ti ho già detto le cose. E quindi perché non continuare questo cambio di location dal bagno? Ci sta sempre, insomma. Ste mi chiede, per il Q&A, cosa ti ha fatto scegliere Nottingham e non altre città inglesi? Nottingham perché era una cittadina carina, non troppo grande ma neanche troppo piccola, con tutte le cose al suo interno che mi potessero far vivere una vita. Ok, insomma, cioè non troppo caos da prendere 1 ora e mezza di metro per andare al lavoro, eccetera, eccetera, ma neanche una cosa da siamo in 15 e c'è un solo pub, giusto, hai capito, no? Il Castelli mi chiede, come fa a trovare tutto il tempo che hai per viaggiare, che lavoro fai per avere così tanto tempo libero? Dunque, questa è una domanda che mi avete fatto in 140 praticamente e che continuate a farmi da quando ho aperto questo mio progetto online. E finalmente è arrivato il momento di rispondere, anche perché sennò poi non ce la faccio più, continuate a chiedermela. Dunque, è piuttosto semplice, Mr. Nobody di lavoro fa... Quindi con un bel po' di pianificazione e organizzazione riesco a incastrare il tutto per portare avanti anche questo mio progetto online. Ci sono ancora tantissime domande, però vado a sceglierne qualcuna che sia simpatica. No, troppo lunga. Sara mi ha chiesto la stessa cosa. Stitch 3815 mi chiede Q&A, che superiori facevi? Mi sono diplomato come perito elettronico e delle telecomunicazioni industriali, non lo so, una roba del genere, 7 anni fa. Leo.fera mi chiede, quando esce il video Q&A? Oggi. Non lo so quante domande siamo, però è simpatica questa cosa di rispondere. Lorex mi chiede, Q&A, mister, dove trovi tutti questi voli last minute, su quali siti? Non sono voli last minute, li programmo, li pianifico, anche perché la cosa dei voli last minute praticamente o al 90% non esiste. Se pianifichi una cosa, la paghi molto meno piuttosto che comprare un volo all'ultimo minuto. Comunque direttamente sui siti delle compagnie. Claudio Navarra mi chiede, che strumento suoni? Tanti. Chitarra, la tastiera, il piano, i VST del computer, il basso, un po' di batteria, un po' di ukulele, ma solo perché mi dimentico gli accordi, sono l'ukulele semplice. Un po' di strumenti. A questo punto ci sarebbero ancora davvero tantissime altre domande, me ne avete fatto una cosa come 142, sono andato a contarle l'altro giorno. Sono davvero troppe per essere messe all'interno di un video senza che diventi troppo roboso, noioso, insomma, di quelle cose che non mi piace montare a me. Anche perché mi conoscete, se faccio una cosa troppo statica poi non mi piace, sto male, quindi devo già spostare location, cambiare sempre. In più, di nuovo, non volevo concludere il video nelle scale, però purtroppo è l'unica finestra rimasta col sole, insomma. Ma devo concludere questo video perché io questa notte devo ripartire perché vado da un'altra parte. Che in realtà mentre voi starete guardando questo video io sarò atterrato da 2 ore nella mia nuova destinazione. Ma vedrete un video dove vi spiego tutto questo sabato che arriva. Spero poi di aver risposto in maniera esaustiva alle domande che mi avete fatto. A questo punto non aggiungo nient'altro, vado a chiudere questo video prima che il sole tramonti. E noi ci vediamo sabato con il prossimo. Take care and see you later. Ciao. Questa cosa non so mai se la userò, se la utilizzerò, però è per farvi vedere alcune parti della mia vita che probabilmente non conoscete e giusto per rendervi un'idea di cosa facevo prima.
e di cosa in realtà faccio tuttora, ma è poco conosciuto, insomma.